Fare i conti con l'ambiente 2014 con Emanuele Gosamo. Ecco, abbiamo fatto un'esperienza strana, diversa. Abbiamo riunito persone, giornalisti, operatori del settore in una camminata sulla comunicazione. Cosa ne pensi? Ma in una maniera molto particolare, molto divertente, innovativa, anche almeno dal punto di vista mio, è la prima volta che mi può capitare di seguire un qualcosa che non sia un qualcuno che ti spiega un museo o qualcos'altro, quindi un qualcosa di definito, ma appunto una chiacchierata, uno scambio di esperienze, domande, botte, risposte, la visita anche al liceo, quindi molto particolare e interessante. Devo dire che mi sarei dovuto impegnare forse un po' di più a seguire tutto, perché non essere fisso forse ti porta un pelo più di elementi di distrazione nel sistema. Questo sì, però semplicemente può essere un fatto di abitudine. Bellissimo. La tua parola chiave di questa mattina? Ma la mia parola chiave è sostanzialmente, ogni volta anche che si parla di ambiente, ce l'ho sempre in tasca ed è poi responsabilità. Perché un po' quella da cui originano tutti i discorsi, le azioni, progetti, design, tutto parte da una presa di coscienza, cioè sono io che mi decido di essere responsabile di una mia azione, di un mio impatto, di un qualsiasi cosa. E come lo faccio, come lo risolvo, poi è compito della mia intelligenza, della mia personalità, sensibilità e tutto questo, ma all'inizio devo avere voglia di essere responsabile, quindi certo. Questa era un po' la mia parola chiave. Tu fai un lavoro bellissimo, musica e ambiente, ci parli di questa tua esperienza? Sì, ho avuto la possibilità, anche qui l'onore di fare questo lavoro a un grande festival, che poi è il Time in Jazz, che c'è da tantissimi anni in questo paese, appunto di quello che ora è provincia di Olbia Tempio, non si sa come rimarrà, se ripassa Sassari o cosa. Fatto sta le pendici sud dell'Imbara, una bellissima area anche caratterizzata da un grande patrimonio naturalistico. Lì un piccolo paesino che è 2000 e qualcosa abitanti viene appunto, non invaso, però quasi, capiamoci, visitato da tantissimi appassionati di jazz che vengono a sentirsi dei grandissimi concerti di alto livello. Appunto, ho avuto la straordinaria possibilità di poter collaborare con tutto lo staff in questa idea di ambiente, di nuovo presa responsabilità del nostro impatto. Siamo una cosa grande che impatta su un territorio particolare, bellissimo, caratteristico, che ha una demografia bassa durante l'inverno. Noi arriviamo lì, facciamo questa grandissima roba artistica, ci hanno fatto le domande già anche, devo dire, anche da prima che iniziasse la collaborazione c'era sempre una certa attenzione verso l'impatto anche sociale, che poi si declinava anche nelle caratteristiche di ambiente. Con me diciamo che c'è stato un pelo di risorse in più, per anche semplicemente proprio come persona, certo. Un referente che si può occupare di questo, quindi in coordinamento con tutto l'altro staff, il resto dello staff, cerchiamo di prenderci responsabilità, diminuire i nostri impatti, monitorare, capire innanzitutto cosa stiamo facendo, dove andare a agire e dove andare a agire meglio con i migliori risultati. Quindi questo è un po' il nostro piano di azione congiunto. Perfetto, grazie Emanuele Gosamo, buon lavoro. Ciao, grazie.